festeggiamo e celebreremo tutti insieme agli ordini professionali che hanno aderito, le associazioni, le istituzioni, la giornata internazionale della biodiversità. Una giornata promossa dai medici per l'ambiente, medici volontari per il volontariato, per dire difendiamo la natura, l'ambiente, perché attraverso la prevenzione e la tutela del nostro territorio possiamo anche curare la nostra salute e salvare ogni essere vivente. Abbiamo optato per questo sentiero che è un misto tra strada normale e sentieri perché è quello che raccoglie meglio l'identità del San Bartolo, cioè identità culturale, perché visiteremo due borghi, partiamo da Fiorenzuola di Focara che è uno dei castelli che sono nel parco del San Bartolo, passeremo per l'altro castello, Castel di Mezzo, e quindi toccheremo le parti culturali, poi ci porteremo sul cosiddetto tetto del mondo che penso sia uno dei punti più panoramici di tutto il parco e avremo la possibilità di vedere in questo periodo la fioritura delle ginestre. Vedremo il mare, il nostro mare Adriatico, fino a scendere al porto della Vallugola, che anche questo è un insediamento antichissimo, si parla del primo secolo avanti Cristo, era un porto romano che collegava praticamente appunto il mare Adriatico con la Flaminia, che è l'odierna statale 16. È la giornata della biodiversità, però la geodiversità è madre della biodiversità, ovvero sia si vuole fare capire che l'importante è capire anche e porsi l'obiettivo della conoscenza di che cosa c'è sotto i nostri piedi, perché sotto i nostri piedi c'è il terreno, la terra, madre terra. Oggi è anche, rientra nella settimana della Laudato Si, dove il tema proprio è la cura della casa comune. Siamo qui per migliorare le conoscenze, prendere coscienza e portare avanti appunto il discorso di formazione e divulgazione su un territorio splendido in cui geodiversità e biodiversità sono gli elementi che catturano, perché hanno determinato la variabilità del paesaggio, dell'ambiente, di un posto di eccezionale splendore e valore che abbiamo il dovere di conservare per tramandarlo e lasciarlo anche ai nostri figli. Il messaggio immediato è la conservazione dell'ambiente, il ripristino della natura e la salvaguardia quindi della biodiversità sono strettamente collegati con i servizi ecosistemici della produzione del cibo e della salute umana, collegati quindi anche ai cambiamenti climatici. Il messaggio immediato è quello che ormai la produzione di cibo, sfruttando appunto il sistema diciamo natura, è completamente distorto, è diventato completamente insostenibile, quindi si passa da una sovrapproduzione di cibo con uno scarto del rifiuto più del 50% a miliardi di persone che ancora non riescono a cibarsi con soddisfazione. Il messaggio di questa giornata è quello di cambiare, diciamo, in un sistema virtuoso la produzione di cibo e quindi salvaguardare anche la salute umana in una misura totalmente diversa, sostenibile e variabile. Questo ci potrà portare anche a una resistenza alle malattie e soprattutto ai processi dei cambiamenti climatici che interessano gli ecosistemi naturali. Quindi questa è una giornata di forte sensibilizzazione legata all'ambiente, alla salute e alla produzione di cibo. La nostra associazione si occupa di bambini inguaribili e diciamo, ultimamente abbiamo ottenuto di creare l'hospice pediatrico a Fano e ci occupiamo di questa manifestazione. Quando l'amico Simone mi ha chiamato abbiamo immediatamente aderito, perché sappiamo quanto la tutela dell'ambiente sia importante per le malattie, perché oggi gran parte delle malattie, che purtroppo sono in terribile aumento, parliamo di un 40% all'anno, spesso derivano dall'inquinamento dell'ambiente, ambiente acustico, polveri sottili e quant'altro, e quindi tutelare l'ambiente significa prevenire, dare perlomeno, diminuire questo terribile aumento di malattie genetiche che scompongono le famiglie. Perché quando in casa sta male un bambino la famiglia va in tilt, anche perché nell'Italia centrale non c'è niente per loro. Il punto più vicino per queste cure palliative è Padova, oppure Genova, oppure Milano.